Sì, Martina, buongiorno. Allora, siamo con Giorgio Soria, alla del Movimento 5 Stelle. Commentiamo insieme a lui, insomma, questa giornata che sta per cominciare. È arrivato veramente da pochissimo Beppe Grillo, una giornata importante di commemorazione di Gian Roberto Casaleggio, che si è deciso di fare qui ad Ivrea, negli ex stabilimenti della Olivetti, perché Gian Roberto Casaleggio ha cominciato qui, diciamo, a lavorare, il suo percorso che poi l'ha portato veramente tanto lontano. Ed è effettivamente una bellissima sensazione, innanzitutto proprio perché siamo qua dove è iniziato il suo percorso proprio Gian Roberto Casaleggio, e proprio perché oggi si parlerà di futuro, ma si parlerà di futuro in ambito di vari settori. Si parlerà di futuro nella ricerca tecnologica, di futuro e innovazione nelle scienze sanitarie, futuro e innovazione anche nel potere e nell'informazione, e ci sono tantissime personalità di spicco, personalità che parleranno e proprio introdurranno queste tematiche e ci faranno entrare, pur essendo oggi nel presente, nel futuro di quello che succederà in Italia. Ecco perché però la scelta di tenere un po' in disparte il Movimento 5 Stelle, perché insomma questa decisione di non farvi per esempio partecipare al dibattito, o è stata una scelta del Movimento, insomma, quella di rimanere defilato in una giornata così importante come quella di oggi? Questo evento non è organizzato dal Movimento 5 Stelle ed è organizzato non dal punto di vista politico, ma per ricordare quello che ha fatto Gian Roberto Casaleggio e per proiettare tutti nel futuro, sia noi che siamo venuti qua a seguire i vari dibattiti, sia tutte le persone che hanno riempito e stanno riempiendo le sale oggi. È giusto che ai dibattiti partecipino delle persone esperte, c'è l'amministratore delegato di Google Italia, ci sono varie personalità del mondo dell'informazione, se non ricordo male anche Enrico Mentana che interverrà dal palco, ci sono tantissimi esperti che porteranno la loro esperienza, ed è proprio per questo, a dimostrazione ancora una volta, che noi tutti abbiamo una visione che va oltre naturalmente la politica, ma riguarda veramente tutti gli ambiti della vita, sia l'informazione che la politica, che la sanità per esempio, e il futuro di tutti noi, insomma, in tutti gli ambiti. Un'eredità importante quella lasciata ovviamente da Gian Roberto Casaleggio, che si divide equamente un po' nelle mani del figlio, un po' nelle mani di Beppe Grillo. Insomma, come vedete questa coabitazione, questa coesistenza? Insomma, c'è chi parla di leader politico Beppe, però dal punto di vista organizzativo forse più il figlio. Insomma, com'è questa coesistenza di queste due personalità? Chiunque abbia conosciuto Gian Roberto porta con sé quello che è il palloncino che ci ha dato, sia quelle conoscenze e quella visione che ci ha trasmesso e che continuiamo a portare avanti. La stiamo portando avanti tutti. Chiunque l'abbia conosciuto sta portando avanti la visione di Gian Roberto Casaleggio, e questa è la grande forza che ha avuto Gian Roberto Casaleggio e che continua ad avere, ossia di condurci con questa visione per migliorare veramente la vita nel nostro paese. E noi tutti insieme stiamo portando avanti questa visione. Ringrazio Giorgio Soliar, e allora complimenti, insomma, per i lavori e per la giornata, buon lavoro. Grazie mille. Grazie, arrivederci.